progetto Risorse Future è iniziato più o meno un anno fa, grosso modo, e dato chiaramente da esigenze di mercato, perché stiamo cercando appunto di trovare nuovi sbocchi, nuove possibilità, e però abbiamo subito creduto in questa cosa, e perché crediamo appunto che l'ambiente debba essere rispettato, i materiali debbano essere chiaramente di una certa qualità. La ditta non ha voluto delocalizzare, andare all'estero, ha continuato a fare una produzione sul territorio e si è trovata in grosse difficoltà. La scelta quindi di andare direttamente al consumatore e la scelta di fare il discorso di utilizzare materiali ecosostenibili. Personalmente diciamo che sono molto vicino al discorso del verde, del biologico, eccetera, però piano piano, diciamo, passo dopo l'altro, abbiamo capito che questa cosa è importante e può dare certi risultati comunque. Noi abbiamo iniziato la nostra produzione con due modelli. Un modello è la scarpa tipo Clark e un altro modello è questa qui, una scarpa più sportiva. Di questi due modelli abbiamo fatto, e poi dei modelli che andremo a fare successivamente, li lavoriamo sempre con tre tipi di materiali per fare la tomaia, la parte superiore. Il primo materiale è la pelle conciata al vegetale. La differenza tra la pelle conciata vegetale e la pelle conciata industrialmente è un discorso di inquinamento. Altro materiale importante sul quale puntiamo molto è la canapa, un tessuto vegetale molto resistente, più di 3 volte rispetto al cotone, è calda d'inverno e fresca d'estate. Per questo noi ci proponiamo anche le calzature invernali, proprio perché ha la sua fibra cava e quindi ha un potere termoisolante. L'ultimo materiale che stiamo usando è questo Sugheris, si chiama, è praticamente un tessuto di sughero che è straordinario. Questo è completamente vegetale, 100% ecologico, nel senso nella sua preparazione non ha nessun tipo di, non produce nessun tipo di inquinamento, è una vera e propria pelle vegetale, nel senso che è morbida, vellutata al tatto, nello stesso tempo è molto resistente, più resistente alla stessa pelle, alle abrasioni, non si graffia, è antiallergica, è antiagaro e soprattutto per una scarpa e per altri utilizzi è, oltre a essere repellente e ignifuga, soprattutto non si macchia, nel senso che basta una pezza inumidita per togliere via tutte le macchie. Quelle in canapa e quelle in sughero sono vegan ok, hanno la certificazione vegan ok, praticamente sono certificate che utilizzano materiali che non provengono dagli animali, per cui anche chi ha fatto la scelta vegana e quindi vegetariana e vegana può tranquillamente indossare le nostre scarpe sapendo che non è stato usato niente di animale e anche molto molto poco di sintetico. La scelta di queste scarpe si conclude con la suola, che dicevo prima, la suola è una gomma, non è una gomma, è una bioplastica, nasce dall'uso, praticamente si utilizza l'amido degli scarti della lavorazione della canna da zucchero, però ha la stessa resistenza di una gomma normale. La differenza è che in una situazione di compostaggio, cioè quando la scarpa è talmente rotta che non si può rimettere a posto e quindi va buttata, si butta nella indifferenziata e quindi nel momento in cui va nel macero, questa gomma è biodegradabile. I costi chiaramente sono diversi perché sono molto più alti rispetto ai materiali tradizionali, ma penso che e spero che in futuro possano essere, diciamo, capiti da un determinato tipo di mercato.